Siamo nel cantiere di Rovereto, area ex Marangoni, e stiamo costruendo un edificio di 9 piani interamente in legno. Si tratta di 2 palazzine, una di 5 e di 9 piani, per un totale di circa 1400 metri cubi di legno. Questo edificio sarà l'edificio più alto d'Italia. Il nostro committente di legno ha deciso per l'appunto di affidarci la realizzazione, ingegnerizzazione e produzione della parte, diciamo, strutturale di questo edificio di 9 piani e di un edificio di 5 piani adiacente. Xland Dolomiti è un'azienda trentina che ingegnerizza, produce e realizza edifici e strutture in legno, non solo in Trentino e in Italia, ma in grosso modo in tutto il mondo. Per ottimizzare i tempi di montaggio, visto l'altezza dell'edificio, abbiamo cercato di fare delle dimensioni dei pannelli molto grandi, visto anche che la produzione che abbiamo ci permette di fare delle dimensioni abbastanza grandi rispetto ai nostri competitor. Il cuore dell'edificio è rappresentato appunto da questi pannelli. Oltre a questi, all'interno della costruzione dell'edificio sono stati impiegati pilastri e travi in legno lamellare senza utilizzo di elementi in acciaio, se non per quanto riguarda appunto i sistemi di connessioni, viterie e piastre metalliche alle quali è demandata la duttilità della struttura. Le particolari attenzioni che sono state prestate sono relative all'attacco a terra, nella quale abbiamo proposto una soluzione a cordolo prefabbricato in calcestruzzo armato e nella protezione temporanea dei solai mediante l'utilizzo di teli traspiranti che ci hanno permesso di garantire durante tutta la fase del cantiere una ottimale conservazione degli elementi strutturali. L'edificio rappresenta pertanto non solo un serbatoio dal punto di vista della sostenibilità, riesce a immagazzinare un gran quantitativo di anidride carbonica, ma è anche un serbatoio di dettagli costruttivi, ma anche innovativi, in quanto abbiamo studiato dettagli ad hoc e soluzioni costruttive mirate proprio alla buona realizzazione dell'intervento. L'edificio è stato realizzato utilizzando legname proveniente dalle foreste che sono state colpite dalla tempesta Vaia, quindi siamo passati da un fenomeno di distruzione alla costruzione di un intervento che è unico nel suo genere, in quanto si tratta di un intervento di social housing che vede l'intera destinazione dell'edificio a utilizzo residenziale per un totale di 96 appartamenti. Per noi questo progetto è molto importante perché trattasi dell'edificio più alto realizzato anche proprio da Xland Dolomiti, pertanto diciamo la sfida è molto importante e siamo molto contenti che il committente di legno abbia scelto noi per questa sfida.